non ci fanno commuovere, non ci fanno tornare su questi pazzi. Nei giorni scorsi, due grandi manifestazioni a Teramo e Roseto hanno visto l'adesione di tantissimi studenti. Ieri, gli universitari hanno occupato simbolicamente la casa dello studente a Teramo. Oggi, studenti e universitari insieme sono tornati in corteo per le strade di Teramo. La partecipazione è molto forte, questa volta ci sono i più arrabbiati, diciamo, gli studenti più arrabbiati della provincia di Teramo. È comunque un segnale forte, se 5.000 persone la scorsa volta, e qui la stima è di circa 3.000, siamo in piazza, vuol dire che questo governo di piedi ne ha pestati tanti. È un segnale molto importante, e anche il fatto che ci siano sia studenti universitari che studenti dei licei, sia contro la Prea che contro i tagli alla scuola pubblica che contro le scuole private. Il futuro dell'Italia siamo noi, ha gridato il coro studentesco, facendo chiaramente intendere ai grandi di togliere le mani da scuola e università. Non sarà l'ultimo giorno di protesta, quindi, per gli studenti medi teramani. Le occupazioni nelle scuole superiori cittadine, infatti, non sono tutte terminate. Adesso andremo avanti con la protesta. Ovviamente, per motivi legati alla didattica, le scuole superiori non possono continuare a oltranza l'occupazione. Troveremo altre forme di protesta ugualmente efficaci per ribadire quelli che sono i motivi per cui noi ci opponiamo al DDL 953 ex legge Prea. Per la prima volta a Teramo abbiamo avuto una risposta così massiccia di studenti e continueremo, non ci vogliamo fermare. Questo è il messaggio che mandiamo alla città, al governo e a tutta la scuola. L'invito è anche per i professori a scendere in piazza con noi per manifestare che la scuola ha bisogno di un cambiamento, ma è un cambiamento che deve essere dettato dagli studenti e non dai palazzi. Tutta la scuola, studenti, professori, persona alleata, questa manifestazione riguarda tutta la scuola. Tra gli slogan di oggi, anche uno contro la BCE. Sì, siamo anche contro la BCE perché questa, la Banca Centrale Europea, chiedendo le politiche di austerità insieme all'Unione Europea, sta distruggendo tutta quanta l'economia reale dei paesi, sta mandando in malora tutte quelle che sono le fabbriche, tutta quella che è l'occupazione, sta distruggendo le nostre famiglie e ci stanno togliendo l'ossigeno per respirare. Sono le stesse banche che stanno chiedendo degli sforzi economici ai paesi così forti da disinvestire sulla scuola, arrivando fino a privatizzarla.